Seconda parte della puntata di oggi, cari amici di Via Web. Eh, oggi cominciamo a entrare anche in un altro mondo eh, rispetto a quelli che abbiamo trattato eh, in, questi, in questi mesi. Parliamo di pallanuoto e con noi c'è Giulia Emolo. Buonasera. Ciao, buonasera. Benvenuta, è un immenso piacere. Grazie, piacere mio. Senti, eh, allora cominciamo a parlare un attimino eh, della pallanuoto in generale come sport, perché magari non tutti la conoscono e non tutti ne, ne sono appassionati. Raccontaci un po' in quanti si gioca e che sport è. Allora, intanto è uno sport tostissimo eh, che richiede tanto, tanta dedizione. E però ci sono i due lati della medaglia: dei sacrifici sono spesso direttamente proporzionali alle gioie che ti porta questo sport. E la squadra è composta da 13 atlete: 7 sono in acqua. Compreso il portiere, e si possono fare tutti i cambi che si vogliono. Non è come il calcio che sono limitati, o comunque eh, si possono fare in qualunque momento della partita rispettando le, le regole del pozzetto di dove farli. Ecco, e ci sono quattro tempi da otto minuti. Eh, non ci sono i supplementari nelle partite eh, dove si assegna un, una coppa o comunque c'è un passaggio a un turno successivo, eh, ci sono direttamente i tiri di rigore. Ah, ok, quindi si va, si va direttamente ai cosiddetti tiri di rigore. C'erano eh... i tempi supplementari un, una volta, diciamo. Eh, ah, okay. Con il nuovo regolamento eh, sono, sono stati aboliti. Ah, ok, ok, ok. Senti, ehm, se non erro tu giochi a Catania in eh, A1, se non sbaglio, giusto? Esatto, nell'Orizzonte Catania. Senti, eh, che campionato è anche per voi del mondo della pallanuoto quello di questa stagione? È un campionato atipico perché, perché l'Italia, diciamo, geograficamente è stata divisa in due. Sono stati fatti due gironi nord e sud per semplificare gli spostamenti e quindi noi abbiamo, siamo in, nel girone sud con eh, quattro squadre dove abbiamo incontrato nella prima parte del campionato la Roma L'Ancona e il Firenze. E ora abbiamo finito questa prima parte di campionato, cioè no, no in realtà non abbiamo finito, sabato c'è l'ultima e poi ci sarà la seconda parte che ancora non sappiamo come eh, sarà articolata perché sono tutti, mh, sono tutte, questo regolamento è sempre un po' vive alla giornata, vedendo anche com'è la situazione purtroppo globale, mondiale. Del Covid e ora ci stiamo concentrando a finire nel migliore dei modi questa prima parte, e infatti, c'è lo scontro, diciamo, eh, più importante eh, sabato contro l'assist Roma, ok. Eh, senti, che partita ti aspetti contro Roma? Sarà una partita importante ma eh, soprattutto fisicamente eh, di gioco, comunque ci conosciamo tanto, quindi quando giochi contro una squadra che eh, reciprocamente ti conosci, pensi di mh, sapere già qualcosa, sai, mh, studi le altre squadre, come loro noi studiamo loro, loro studiano noi, però spero e mi auguro di e, giocare una bella palla nuoto che poi è quello che, che l'Atleta spera di, di far divertire anche il pubblico da casa che purtroppo non c'è ora in piscina e l, si sente la mancanza del, del, degli spettatori però sappiamo che da casa siamo seguite e, e quindi speriamo di far divertire anche chi ci guarda Senti, così come per i, i palazzetti, per quanto riguarda la pallavolo, anche, non... anche per voi all'inizio è stato molto difficile eh, mentalmente iniziare a giocare senza il pubblico? Eh, diciamo che il nostro sport eh, non prevede stadi. Come il calcio, eh, pieni di gente. Sicuramente il pubblico fa tanto perché spesso viene chiamato l'uomo in più delle squadre, soprattutto quando giochi in casa, il calore che, che trasmettono è tanto. Eh, però siamo state, siamo state brave a um, immedesimarci nella situazione, cioè comunque il fatto di poter giocare, essere lì. A giocare in un momento come questo è da privilegiate quindi abbiamo affrontato ogni singola partita nella maniera più positiva possibile ok senti ehm, tu invece pa pa parlando anche un pochino di te chi è Giulia quando non è in acqua eh, eh, Giulia quando è in acqua è anche la Giulia che è fuori mi piace mi piace giocare per la squadra. Sono molto, molto generosa. Mi piace vedere eh, la mia compagna di squadra esultare dopo un gol. E, mh, so di mh, essere disponibile, ma mi piace sapere che le altre possano contare su di me sempre. E Se fuori dalla piscina, proprio intendo fuori, intendo, cioè nella vita di tutti i giorni. Eh, da quest'anno Giulia è una studentessa perché dopo dieci anni mi sono riscritta eh, all'università eh, proprio per, eh, per, eh, per avere nuovi stimoli che a volte anche piccoli ma danno tanto anche a quello che stai facendo da sempre. E quindi ho intrapreso questa carriera universitaria e per ora sono molto contenta della scelta che ho fatto. Ramo scelto? Eh, comunicazione multimedia ah ok. Quindi vuoi diciamo lavorare poi nell'ambito magari del giornalismo? Sì, o comunque mh, anche per eh, il fatto che siamo un gruppo di noi, eh, grazie alla medaglia olimpica di Rio, è entrato nelle fiamme oro. Quindi io sono anche una poliziotta. E okay. diciamo che in previsione futura magari potrebbe aiutarmi in un, un ramo della polizia eh, questa, okay. questa specialistica. Ok, senti, hai accennato alla, alla medaglia vinta alle Olimpiadi. Che ricordi hai di quelle Olimpiadi? Eh, ricordi bellissimi. Ricordi che appena ne parlo mi viene il sorriso perché comunque. Eh, era la mia seconda Olimpiade, ma la prima l'ho vissuta in maniera completamente diversa, nel senso che a Londra ero sicuramente più piccola, non sapevo cosa aspettarmi e le emozioni sono state tantissime. A Rio sono andata più consapevole, più grande, perché comunque con più esperienza, ma più consapevole di vivermi ogni singola emozione a pieno. E poi, Andare alle Olimpiadi, tornare a casa con una medaglia è qualcosa che eh, è inspiegabile. Cioè, tu inizi a giocare a pallanuoto eh, con un sogno. Quando poi tu sei, sei lì e giochi la finale olimpica, eh, realizzi quello che da bambina sempre sognare Non posso che avere ricordi bellissimi. E me la ricordo bene anch'io quella, quella finale perché. Vi ho se, seguito grazie alla, alla TV e grazie a Rai Sport che facevano eh, vedere, vedere le partite. Senti, eh, come mai secondo te c'è così poca copertura televisiva? Eh, secondo me negli ultimi anni ci sono stati dei grossi miglioramenti, perché ti parlo dieci anni fa, la pallanuoto comunque non era uno sport, Così seguito come è ora. Grazie anche a bello che eh, molti atleti sono comparsi in tv, si è iniziato a parlare di pallanuoto, si è iniziato a parlare di pallanuoto nelle scuole, cosa che prima non succedeva era uno sport più di nicchia secondo me ora è, si sta iniziando a conoscere eh, anche semplicemente nelle domande dei giochi televisivi la sera eh, si te ne accorgi dalle piccole cose ecco. eh, secondo me sono stati fatti dei miglioramenti si, se ne parla molto di più e spero col tempo eh, ci possa essere ancora più spazio per questo sport che secondo me è molto emozionante sì posso confermare anch'io eh, seguo poco appunto per tutto il discorso della della copertura delle, delle tv però quando ci sono le olimpiadi sia il sette rosa che il sette bello li seguo sempre anche perché comunque anche la pallanuoto è uno sport che mica di essere di essere visto quindi eh, vi invito a seguire anche, anche la Pagano e non solo il calcio perché eh, ci sono tanti altri sport appunto come, come la Pagano Uoto senti eh, invece per quanto riguarda eh, la tua squadra che, che gruppo è? Raccontaci che, che gruppo è allora, siamo un gruppo unito perché ci conosciamo da una vita eh, con molte ragazze, eh, veramente da, dalle nazionali giovanili, giochiamo insieme con alcune di loro. Io ci gioco da 2006 e. Eh, eh, Diciamo che io ora da, con l'Orizzonte sono due, un anno e mezzo perché l'anno scorso purtroppo non l'abbiamo portato a termine e mh, ho trovato un gruppo di persone eh, dedito a quello che fa, che eh, ti tratta da professionista e ti senti atleta al 100%, cosa che eh, non è semplice, non è facile da trovare in tutti gli ambienti. Io poi arrivavo da tre anni in Grecia e dove la cultura dello sport là è, 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 è diversa, è seguita, è molto seguita, molto, molto importante anche là. E ti dico che qui ho trovato proprio un ambiente dove ti senti professionista in quello che fai. Eh, ok, ok. Mi sembra che comunque anche la squadra la nazionale greca, tutto sommato, è anche abbastanza forte, corregimi se sbaglio. Sì, sono molto giovani, hanno ringiovanito molto la loro rosa, eh, però anche loro negli anni si sono tolte le, le proprie soddisfazioni. Ok, senti, ehm, c'è qualche aneddoto magari mh, abbastanza curioso tra... La parte, diciamo, che avete giocato l'anno scorso e questo nuovo inizio che magari ti ricordi ci vuoi raccontare per farci sorridere un po'. Eh, mh, non saprei dirti nello specifico perché, perché succedono talmente tante cose. Una squadra, soprattutto secondo me, di, di donne eh, ogni giorno succede qualcosa nella, <ride> dove, dove <ride> puoi sorridere, dove ti puoi prendere in giro da ragazze che finiscono l'allenamento e si addormentano sul divano svenute e ci mandano le foto Co <ride> collassate fanno, colassate. Sì, sì, sì. Oh. Comunque, ci, ci sono diverse realtà. Ci sono ragazzi, io vivo con altre. I miei compagni di squadra okay. eh, c'è una ragazza sposata. Comunque abbiamo più o meno la stessa età, ma viviamo tante realtà diverse poi al di fuori della piscina. Quindi, quando ci troviamo in piscina ci raccontiamo la giornata e escono sempre delle perle okay. particolari. Ecco. Ok, senti invece l'allenamento di una pallamotista, eh, più o meno come si svolge e quanto dura? Allora, ora che ti, cioè, ti parlo di, un, di una giornata tipo, eh, prevede la seduta di palestra, eh, più o meno sono un'ora e mezza, due ore, poi andiamo in acqua, due ore, eh, vai a casa, pranzi, dormi, svieni sul divano e eh, la sera hai altre due ore di acqua, che poi l'allenamento di per sé è sempre diverso. Eh, quindi eh, c'è la seduta di nuoto, seduta di gambe, tiri, palleggio, poi c'è il giorno dove giochi eh, ogni giorno comunque non è, non è sicuramente uno sport monotono ecco. ok, ma eh, così come per gli altri sport di squadra c'è anche la rifinitura pre-partita? certo, certo eh, assolutamente sì, 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 si cura il dettaglio in tutto eh, comunque poi si parla di atlete mature e quindi ognuno sa che cosa eh, lo fa star meglio eh, il giorno prima della partita o, o come rifinire appunto eh, per arrivare meglio, meglio preparati possibile ecco ok Perfetto. Giulia, io ti ringrazio per essere stata con noi in questo quarto d'ora eh, dove abbiamo parlato di, di Paraguay. Faccio un grosso in bocca al lupo a te grazie. e alla tua squadra per tutto il proseguo del il campionato e soprattutto, per la cosa più il per, e soprattutto per la cosa più importante per l'università, visto che ti sei appena riscritta. Grazie, grazie mille. È stato un piacere. Perfetto. Grazie mille. Sigla!